classica delle categorie, ma che non è il livello dell'esperienza umana che noi facciamo. Meglio, dell'esperienza umana concettualizzata. Concettualizzata. Allora che significa? Significa che c'è, paradossalmente, una profondissima storicità di quel tipo di opere, nel senso che quella riflessione ha bisogno che si sia sviluppata una storia, che si sia sviluppata una storia della scienza, e ha bisogno cioè di avere un materiale storico su cui riflettere per ricavare quelle forme. Questo lo dico perché anche recentemente veniva ribadito, ma con uno scherno, il fatto che la filosofia viene sempre dopo, no? Quasi a dire, vabbè, inutile, la filosofia è dopo. Ovviamente chi diceva questo, se interrogato, avrebbe detto io sono materialista, però non gli veniva in mente che se la filosofia ha da essere qualcosa di serio, deve essere un discorso sulla realtà, e quindi rispetto alla realtà deve essere un dopo. Ci deve essere una realtà su cui la filosofia riflette, quindi inevitabilmente viene dopo. Guai se venisse prima, perché allora pretenderebbe di fissare lei la realtà. Invece deve riflettere sulla realtà, ma riflettendo sulla realtà allora è prodotto storico. E allora, per esempio, alta baggianata prendere la logica di Hegel e dire ah ah, qui Hegel ha sbagliato, la scienza non ha proceduto come dice lui. Ma che vuol dire? Qui c'è un tentativo storicamente determinato, la logica di Hegel, di riflettere su una dinamica di svolgimento e coglierne le forme. Ci sono aspetti sbagliati, bisogna riscrivere la logica, riscriviamola. Non c'è nulla di male. Proprio questo lavoro a questo livello formale è radicalmente storico, legato cioè all'esistenza di una realtà. Se poi cambia questa realtà, dico bene, scriviamo un'altra logica. Per esempio, il Weil ha provato, no? In qualche modo. Con Maglieri è evidente che quando si parla di dialettica non si parla di questo, si parla di un'altra cosa. Si parla del, come dire, del diretto confronto dell'uomo con la situazione storico-sociale in cui opera e del, se volete, delle regole di questo gioco, che è un gioco di interazione però, cioè non c'è una realtà di fronte all'uomo e l'uomo interviene e cerca di organizzarla, no, la realtà è fatta dall'uomo messo dentro la situazione, quindi è fatto dalla situazione che ha dentro l'uomo, dall'uomo che sta nella situazione, è questo insieme. Come si svolge questo insieme? Nella determinatezza dell'azione politica, sociale, economica. Questo è il livello. Allora è ovvio, il tipo di prodotto di Lieli non sarà in nessun modo immediatamente accostabile a un prodotto di Hegel, per esempio. E infatti voi lo sapete, quando Lieli scrive i quaderni filosofici, sono appunti che lui prende leggendo dei libri. Non è colpa sua se poi dopo i lettori hanno voluto fare di questo testo chissà qual è sacralità, sono appunti che lui ha preso leggendo. Punto primo. Punto secondo, il materialismo e il teoreticismo, lui fa un lavoro da comunista che i comunisti non hanno più fatto, e cioè quello di analizzare una posizione politica per i risvolti culturali che ha, perché lui da comunista, da marxista, sa che la posizione politica è legata alla posizione culturale e che quindi non si può fare analisi politica se non si ricostruisce anche l'ambiente culturale, le problematiche culturali. Questo è un lavoro da dirigente comunista, a suo modo l'ha fatto Gramsci, poveracci in carcere, che poteva fare, insomma, no? Però questo è il lavoro del dirigente comunista. Mi pare che in parte Ancina lo stia facendo, anche se non completamente, la regista inglese che ha girato l'ultimo film in America, Red and Roses, che stanno dando questi giorni. A proposito della forza lavoro, sì, completamente ignorata, citata una prima volta in quell'articolo, lì c'è una sequenza abbastanza lunga, molto intensa, non so chi di voi l'ha visto, se nessuno ha visto questo film,
lo consiglio perché mi pare molto valido. Appunto sostiene questo uno dei personaggi, sono due messicani che emigrano attraversando il fiume Negro in quel modo piuttosto avventuroso e riescono a entrare in America. Si sindacalizzano un tantino e a questo punto scatta la repressione. Allora uno dei personaggi femminili sostiene appunto questo: noi non esistiamo, ossia stiamo allevando i vostri figli, stiamo accudendo i vostri redditi, stiamo lavorando e producendo ricchezza, però non esistiamo, voi ci ignorate, passate oltre, proprio come se non esistesse. Mi pare che sia proprio per il risvolto culturale che stavi facendo, a livello cinema lo stiamo facendo, non mi ricordo nemmeno il nome di questo, spero di Terra lo stesso Litero Libertà. Ecco, è lo stesso Litero Libertà, ma in name questi giorni, parte di film abbastanza. Quando parla delle periferie di Glasgow riesce meglio come regista di quanto sia pittura, eccetera. Tra posto. Certo. Io farei l'intervento che forse appaiono un po' impopolare, mi sembra importante, soprattutto se si parla di Yen, perché secondo me uno degli aspetti fondamentali, poi pare che l'abbia messo in luce abbastanza ripetutamente,